Ammazza che buoni! Per farli prendo 150 g di farina, qui sto usando quella di grano saraceno, potete comunque usarne un'altra con cui vi trovate bene. La metto nella ciotola, poi prendo un uovo e lo rompo all'interno, poi aggiungo un cucchiaio di margarina vegetale, noi la facciamo in casa, poi aggiungo anche un cucchiaino raso di cacao amaro. E poi aggiungo 60 grammi di acqua. Non L'acqua deve essere calda, fredda. importa, fredda, calda, scegliete voi, la mia è a temperatura ambiente. E aggiungo anche un pizzico di sale. Non vedo l'ora di assaggiare questa ricetta, Diana. Allora, adesso mescolo bene tutti gli ingredienti, prima nella ciotola e poi impasteremo a mano. Allora, l'impasto sta prendendo forma. Quindi lo spostiamo sul tavolo, però infariniamo un po' il tavolo prima. Mettiamo ancora un po' più di farina sopra e impastiamo con le mani. Come appiccica le mani, Diana? Ma pochissimo, guarda. Però dobbiamo impastarlo bene. Poi, se necessario, voi aggiungete ancora un po' più di farina, fino a quando non appiccica più. Quindi dobbiamo ottenere un panetto bello liscio e omogeneo, come questo. Poi prendiamo il mattarello e cominciamo a stendere. Quindi spolvero con un po' di farina sopra e comincio a stendere. Dobbiamo ottenere un impasto non troppo fine, poco più di mezzo centimetro. Poi prendiamo un coppapasta da 10 cm di diametro. Io però sto usando questa ciotola che ha lo stesso diametro perché il coppapasta non ce l'ho. Voi però usate o quello oppure una ciotola come la mia. E andiamo a ritagliare i nostri dischetti. Poi l'impasto che avanza mettiamo da parte perché poi lo reimpastiamo e ritagliamo di nuovo i dischetti. E ora indovinate un po', prendiamo le tipiche formine per creare i cannoli. Diana, ma dove si prendono queste formine? Nei negozi dei casalinghi li trovate lì, io li ho trovati, ormai si trovano facilmente. E andiamo a prendere i dischetti e li arrotoliamo semplicemente in questo modo. Ci fermiamo quasi a metà e prendiamo dell'albume. Lo prendiamo proprio così con le dita. Questo serve per sigillare il cannolo. Poi lo arrotoliamo. Facciamo una piccola pressione. Perfetto. Lo mettiamo da parte e facciamo così con tutti gli altri. Adesso, come andiamo a cuocere i nostri cannoli? Non li friggiamo nell'olio, ma andiamo a cuocerli nella nostra friggitrice ad aria. Quindi apro subito il cestello e prima di posizionarli dentro, prendo dell'olio, un pennello e li spennello con un po' d'olio. Perfetto, il primo è pronto. E adesso li cuociamo a 200 gradi per 6 minuti. Ci vediamo dopo. Nel frattempo, ragazzi, lasciate un mi piace a questo video, supportateci, mi raccomando, come solo voi sapete fare, condividete anche il video, come sapete per noi è fondamentale avere il vostro supporto ed è ciò che ci permette di essere qui ogni giorno a condividere ricette con voi. Andiamo a vedere subito come sono venuti. Wow! Che profumino, ragazzi! Aspetta, aspetta, aspetta che sono bollenti. Però senti qua che croccantezza. Allora facciamoli raffreddare, nel frattempo prepariamo la crema. Ora, per preparare la nostra simil ricotta, prendo 300 g di anacardi. Io li ho fatti ammollare per circa 2 ore in acqua calda, così si velocizza il processo. Poi, cosa facciamo? Li metto in un frullatore. Aggiungo anche 2 cucchiai di yogurt di soia, questo al naturale. Adesso aggiungo 2 cucchiai di zucchero a velo e ora aggiungo 70 g di latte di soia. Comincio a frullare e poi, se voglio una consistenza un po' più morbida, posso aggiungere ancora del latte di soia. Andiamo a controllare la consistenza. Direi che è perfetta. Wow, Sì. assaggiamo.
Buonissima. Ora prendo una sacca poche con la punta stella e vado a riempirla con la crema. Sai che non vedo l'ora di assaggiarli, Diana. A chi lo dici? Mamma mia. Chiudiamo e andiamo a riempirli. Wow. Mamma mia, ragazzi. Non so che altro dirvi. Ma non è finita qui, eh? No, no. E per finire, gocce di cioccolato fondente, tuffiamo i cannoli all'interno, così. Wow! Ragazzi, io non ho parole, cioè non vedo l'ora proprio di assaggiarli. Tocco finale, spolverata di zucchero a velo. Ragazzi, cosa ne pensate? Dai, guardate qua. Che meraviglia, mamma mia. Golosissimi! Ragazzi, ne prendo uno subito, non aspetto altro. Pronto? Pronti, facci sapere. Ragazzi, sono senza parole.